Ciao a tutti, benvenuti e bentornati su Una lotta per la vita. Oggi vorrei condividervi una riflessione di Charles de Foucault sulla fede. Questa è l'opera di Dio, credere in colui che Egli ha mandato. Sono strani i sensi, la fede non vuole sapere di nulla, vorrebbe passare tutta la vita immobile davanti al tabernacolo. I sensi amano la ricchezza e l'onore, la fede li vede come un errore. Beati poveri! Adora la povertà e la bassezza in cui Gesù si è rivestito tutta la vita come di un abito inseparabile. I sensi si sgomentano di fronte a ciò che chiamiamo pericolo, a ciò che può portare dolore o morte. La fede non ha paura di nulla, sa che accadrà ciò che Dio vuole. I capelli del vostro capo sono tutti contati. E ciò che Dio vorrà sarà sempre per il suo bene. Tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Così, qualunque cosa possa accadere, pena o gioia, salute o malattia, vita o morte, ella è contenta in anticipo e non teme nulla. I sensi si preoccupano per il domani, si chiedono come si vivrà domani. La fede non ha alcuna preoccupazione. La fede illumina ogni cosa di una luce nuova, altro che la luce dei sensi, più brillante o diversa. Così chi vive di fede ha l'anima piena di pensieri nuovi, di gusti nuovi, di giudizi nuovi. Sono nuovi orizzonti che si aprono davanti a lui, orizzonti meravigliosi illuminati da una luce celeste, belli della bellezza divina. Il credente, avvolto dalla verità totalmente nuove che il mondo non conosce, è logico che comincia una vita tutta nuova, opposta al mondo, che vede i suoi atti come follia. Il mondo è nelle tenebre, in una profonda notte, l'uomo di fede è nella luce piena. La strada luminosa dove cammina non è visibile agli uomini. A loro appare come un folle che cammina nel vuoto. Grazie per l'ascolto. Vi ricordo di iscrivervi e, se è stato arricchente questa lettura, di condividerla con i vostri conoscenti. Grazie a tutti. Alla prossima. Ciao.